Nuovo video, siamo tornati su Ruins of Mindcracker e dopo aver conquistato la cattedrale siamo qui con Stephen e Suri per conquistare l'inferno. Ciao a tutti, ciao a tutti. Manca l'ultimo dungeon di questa roba e mi sono scordato anche il piccone di diamante, quindi un secondo solo, aspettatemi qui, arrivo subito. Vi faccio anche vedere che cosa ho creato nelle chest perché è tanta roba figa. Ragazzi, vi ricordavate? Abbiamo preso tipo 8 milioni di diamanti e quindi io ho fatto le chest piene di robe. Tipo, qui ci sono i picconi, qui ci sono le spade, qui ci sono delle frecce. Ci sta di tutto, quindi prendo un bel diamante. Dammi due o tre frecce. Picconcino e via. Andiamo. Allora, ragazzi, il dungeon da fare oggi è Staircase to Hell, che vuol dire scale verso l'inferno. Staircase to Hell. Siete pronti a salire le scale dell'inferno? Staircase to Hell. Tutti qui, però, partiamo insieme, ragazzi. Vabbè. Venite qua. Che sta facendo? Dimmi. Che sta facendo? Ti muovi. Ma eri incoglionito. Premiamo tutti insieme, Ecco, ma perché non aspetti mai? Hai detto mai? Premiamo, premuto. Allora, qua è per tornare a intersezione. Qua che cosa dice? Non usate l'acqua. Usate l'acqua. Ho sentito il rumore di un creeper. No, di TNT. Ragazzi, sta esplodendo tutto. Allora, ragazzi, qua sta scritto che non dobbiamo usare l'acqua. Quindi non dobbiamo barare, ma tanto nell'acqua non l'abbiamo mai usata. Allora, iniziamo a scendere. Muoio! Rompo gli spawner, rompo gli spawner. Sto rompendo gli spawner. Gli spawner? Ma dov'è Surry? È qua. Sceso già. Dove? Qua. Sto rompendo. Vai, piano piano, ragazzi. Iniziamo a mettere torce. Perché magari qualcuno deve riscendere. Ok, perfetto. Uccidiamo. No, ma se qualcuno deve riscendere, vuol dire che siamo morti. Vabbè. No, non moriremo. Con calma, ragazzi. Abbiamo fatto un dungeon perfetto quello scorso. Tranne io che ho fatto da cavia e sono andato a morire perché avevo la corazzina in cuoio. Vabbè, quelli sono dettagli, però. Dai, continuiamo a scendere piano piano. Puliamo e vediamo un po' cosa. Allora, lì c'è un ghast. Dobbiamo subito andare a rompere lo spawner. Dov'è il ghast? Lì. Guardate. Breccia. Ah, questo è il tunnel dito. Cazzo, che vuol dire? Male. Ito è cattivo, Ito? Brutto. No, Ito è tipo il genio di Minecraft, male. Com'è il genio? È il genio di Minecraft, cioè questa sarà brutta secondo me. Ma allora, ragazzi, ha fatto la cosa di Ito? No, questa è quella di Ito. Andiamo subito a rompere lo spawner e poi apriamo la chest, ok? Breccia. Ma che cazzo vuol dire breccia? Vado io. Oh! T'ha preso in pieno. Sto andando, copritemi. Vai. Ci sono. Pacca, attenzione al gas. Ce l'hai l'arco? No! Perché ha rotto la chest. Ha rotto la chest. Prendi la roba. Gas di merda. Latrina, gas di merda. Stai, non stare sul pizzo. Ok, niente pizzo calabro. No, non ho niente, non ho il pietrisco, c'ho solo la legna, porco. Occhio! Calma, iniziate a scendere. Chi è che mi ha colpito? Scendi. C'è uno spawner lì, rompete. L'ho rotto. Ok, io vado avanti, avanzo. Che cazzo vuole che breccia? Creeper super caricati, ragazzi. Dove? C'era uno spawner, l'ho distrutto. Ok, calma. Dov'è Surry? Ma Surry dov'è? Sto prendendo dell'oro. Perché ti sei per il monumento, ti manca. Lo prendiamo dopo, al ritorno. Vabbè, con calma. Non ci sarà un ritorno. Okay, se tornerai non sarai più lo stesso. Uccidi il gas! E ci sto provando! C'è un altro spawner lì, attenzione. Ecco un altro spast. Ah! Uno spast. Quanti cazzo sono? Oddio, aiuto, veloci. Bisogna rushare, ragazzi. No, però rompi gli spawner. Rotti. Uno non può tornare. Rascia, ma rompendo gli spawner. Ok. Vai così. Buchi, ci sono dei buchi. Ci sono dei buchi. Ma io devo sempre rompere io gli spawn. No, sto rompendo i buchi. Riempi i buchi. È rotto lo spawner lì. Ok, vai. Giù, ragazzi. Riempite i buchi, per amor del cielo. Io mangio. Voi colpite. Io mangio. Muoio. Come muori? Dove sei? Circondato. Ma non sei. Dove sei, Ste? Ah, sei lì. Perché sei lì? Oh, il gas si avvicina. Wow. Che ha fatto? Niente. Era bello farlo. Ragazzi, 500.000 iscritti. Il trio a Las Vegas, eh. Sì, arriviamo ai 500.000 però prima. Vado a spaccare lo spawn. Fai aprire a me. Ci sono dei secchielli di latte. Prendi il latte. Oh, signore! Prendi il latte. Cosa c'è dentro? Veloce, prendi la roba e scappa, veloce. No, ci sono le uova di creeper. Come sono le uova di... Che cazzo ce ne facciamo? Non spawnare il creeper, non fare il malato. Picchiati fottute merda.
Vai, ho creato pure una piccola base di protezione personale. Ok, vai. Ancora, mi stanno... si scende, ragazzi, siamo carichissimi, stiamo scendendo proprio a valanga. Io non posso spawnare via. Steppy muore ora, guarda come muore. Attento, Steppy! Prendi via! Io non posso spawnare, levati! Oh, cazzo! Ci sta bisogna lasciare, ragazzi, perché non mi ascoltate mai? Stiamo facendo bene, stiamo facendo bene, scendete con calma, stiamo facendo bene. Vai, vai, rompi, rompi. Lavorate, cazzo! Oddio, no, guarda quanti buchi! I buchi! Ah! No, ragazzi, devo mangiare! C'è scritto qualcosa! Cosa c'è scritto? C'è scritto che Jeff il villaggero ci darà delle cose! Sto arrivando! Qui c'è qua! Sì! C'è un buco! Sì! Cos'è? Arrivo! Cos'è? No, ma non devi andare lì! Ma no, ma sei deficiente! Dove sei? Dimmi dove sei! Mi sono tornato indietro! Che coglione! Lo dico sempre che non deve lasciare, ma lui lascia! Ah no, aspetta, c'è scritto teleporter back as well, vuol dire che è un checkpoint, tipo. No, sì, no. Sì, è un checkpoint. Sei? Dove sei? Eccomi. Ecco, voglio premerlo, aspetta, dov'è? Come si fa? Mo a tornare lì. Le ripremi. Ah, ok, perfetto, ok, ci siamo. Ok, siamo pronti, mangiate. E avanziamo sul sono ponte. Sono pieno. Secondo me il ponte... Vado! Sono tra le fiamme! Suri le fiamme. Dov'è Stepney? Sto andando a dritto, l'hai detto poi sul ponte. Guarda, è solo, come sei? Ma siete scemi? Pronti? Pronto? Vai, Suri, vai. Vai, Suri. Mi hai fatto venire da solo qua. Corri. Arrivo, Yolo. Nella chest l'hai preso? No, non ho preso niente dalle ceste, sto uccidendo i mostri. Prendi, avanza. Spacca. Muoio. Noi ci siamo. Ma come muori? Cazzo, da dietro, mi stanno a sparare da dietro. Ok, buchi. Fatemi penetrare. No, ma che ma perché? No. Perché sei passato sulle pressure plate? Ragazzi! Quale genio devi essere? Ah, vabbè, le pressure plate hanno fatto uscire, aprire il muro, ci sono le pozioni. No, levatevi! Appunto! Tappate una trappola! Tappate! C'è una super armatura con tutti i bonus! E dammi un pezzo a me, un pezzo a te, un pezzo a ciascuno, dai! Ah no, sono tre! No! Sì. Oddio! Sì, vai, è meglio della nostra! Vai! Ragazzi, come siamo bellini, guarda come siamo carini! Sembriamo tutti luminescenzi, ma nelle pozioni ci sono delle pozioni. Sì, ma prendete le pozioni nel coso. Nell'inking coso? Cosa? Dove stanno le pozioni? Fire resistance, bevete. Fire resistance, dici che è importante? Direi. Qua non si può spostare le torce, però. Beh, è vale. sui lati, sì. No, neanche. Quasi. Io scusa. Chi è che mi ha colpito? Io, scusa. Drogato di me. Spawner. Calmi. Piazzate torce, avanziamo con questi pulsanti? Calma. No, attento da sopra. Oh mio Dio, mi hai fatto cagare sotto! È un pene che si apre, che cos'è? Vai, scendi. Boom, ok, è esploso il ponte. Con calma, tappate, fate un ponte del cazzo chiuso. Ma che... Cos'è? La lana, la testa? Ma che cazzo, è stato semplicissimo! Bellissimo! No, ragazzi, siamo stati bravi. E Clay, così. Niente ti attaccherà. Ma sì. Ma dove? È un inizio. No, questi cartelli non c'erano prima. Cos'è sta roba? Avete preso la testa, la Clay, sì. Aprite la Clay. Allora, sta scritto, vedete... Ma non è Clay quella, questa è il Gravel. È vero. Deficiente. La Clay bisogna rompere. Ragazzi, ma dove siamo? Siamo in un'isola. Che cazzo avete preso la testa, vero? Qua c'è un cane. C'è San Bernardo. Ragazzi, San Bernardo l'avete visto? Attenzione, quella è una trappola, non è una porta. Se questa c'è... è una trappola, è vero, sì. No, sì, questa è la casa di Tuslab sul server. Ah, qua ci sono i cartelli. Leggi un po'. Ah, oh, it's arms me, maybe shoot, maybe shoot. Che sta scritto? Leggi. Ah, ho capito, questo è un riferimento alla prima serie di Minecraft di Tuslab. Qua dice qui, vedi, qua c'è scritto her. Guardate andare? Che c'è una scala che scende. Di qua? Ah, perché stava scritto che dobbiamo scavare la Clay, giusto? Però è un riferimento alla prima serie di Minecraft. Non è che su quest'isola c'è qualcosa? Per me c'è l'intersezione. Dovremmo tornarci. Ecco l'intersezione. Questa è l'intersezione? Sì, è qua sopra. Ragazzi, comunque chi si è fatto sta mappa c'ha dei trip mentali allucinanti, è malato. Ma stiamo scherzando, ma vi rendete conto di dungeon come sono stati creati? Cos'è sta roba qua? La casetta sull'albero di Heidi. Non lo so, vabbè, andiamo prima alla... Cos'è qua? C'è un buco. Qua si scende. Ah, l'intersezione. Dove? Eccoci qua. Qua è una scala, ok. Buttati. Tutte e due, uguale.
E sopra però una bella... Che figata sta intersezione, mamma mia, tanta roba. Ma sono più piani. Madò! Guarda qua sotto! Guarda qua sotto! Scendete! Sono mini farm infinite di grano, di zucche, di meloni, quelli che piacciono a Stepney. Poi c'è qui una scala verso il nulla. Allora andiamo a trovare il monumento, così posizioniamo anche questa testa. Comunque la testa di Eto'o alla fine è stata semplice. Siamo scesi con calma e l'abbiamo fatta con tranquillità, dai. Questa è l'ultima intersezione forse? Sì, penso sì. Sì, penso di sì. Il gold l'hai preso? Sì, sì, ho 14 pezzi. Ok, tu fai il blocco di gold, nel frattempo posiziono la testa. Ragazzi, ci stiamo apprestando verso la fine, quindi iniziate a consigliare le nuove mappe che dobbiamo fare, perché le CTM non moriranno mai. Logicamente non mi fanno mai vedere. Perché non mi fate guarda vedere? Guarda sempre Surri, Porca puttana, mi fate vedere un secondo, grazie. C'era qualcosa che non c'era. C'era qualcosa al centro, sicuramente. Fammela vedere, Surri. Possiamo farla vedere ai fan, poi te la riprendi? Ecco, uno slab che tipo... Allora, questo slab ha tipo la vita in sé. Efficienza, silta, charm breaking, fortuna, protezione, fire protection, feather falling, blast protection, projectile protection, respiration, aqua affinity, taunt, sharpness, might, appena fatto, snorkel, fire aspect, looting, power, punch, play infinity. Mettilo nella chest. Mettilo nella chest così possiamo vedere tutti. Mettilo nella chest, tanto non lo prendiamo. Mettilo lì. Ora lo piazza. Oh mio Dio, che cazzo è sta roba? Troppo, troppo pazzi, troppo pazzi. Comunque, andiamo a posizionare anche questa testa che è fatta. Yuhu! La testa di Eto'o è messa. Ma non è Eto'o! Madonna, Eto'o! Mi piace Eto'o, levate sta testa di merda. Allora, manca Vintage Beef, Adrien Tron. Ne mancano tre giuste. Allora, vado a vedere se il blocco ha finito. Metti anche il blocco di gold e avanziamo, avanziamo. Siamo carichissimi, ragazzi. Ormai siamo troppo forti. Comunque sembra che la mappa sia fatta appositamente per il trio, perché le corazze erano tre. Ci avete fatto caso? Sì. Cioè, la mappa... un complotto. Questa il mappa trio è fatta SRL. Per... cioè, è Illuminati confirmed. Cioè, i Mindcracker confirmed, cazzo. Mancano tre teste, ragazzi. Tre teste da operare. La testa nera, chissà cosa ci darà, non lo so, boh. Vedremo un po'. Sì, allora, ti dico solo che esisto, è quello là che ha la skin che è metà Pigman, quindi sicuro 40.000%. Mentre Adrien Tron qua... Addington non mi ricordo. Vintage Beef è uno che è tipo macellaio, la skin del macellaio, quindi probabilmente sarà pieno di mucche. Mucche e maiali? Okay. Non lo so, può essere. Non lo sappiamo, ragazzi, lo scoprirete nel prossimo episodio. Superiamo sempre i 7000 like, abbiamo conquistato un nuovo dungeon, una nuova intersezione. Ringrazio sempre sulla Power per aver scelto questo video, siamo ormai diventati perfetti. Il trio domina Ruins of Mindcracker. Dopo un piccolo problema alla cattedrale che tecnico, abbiamo... ma era un problema tecnico. Un problema tecnico perché il castello ci ha un po' fermati. Andiamo avanti. Quindi un bel like, un bel commento, una bella condivisione, ci vediamo al prossimo video. C'ho un problema. Cioè? No, Stepney ha piazzato il blocco. Ma sei un deficiente. Ha piazzato il blocco con 8 milioni di buff. No, davvero, sto scherzando. Mi dispiace. Sta trollando. No, giuro, ho sbagliato, giuro. Perché io allora ho della stona di inventario. Lo vedo, ragazzi. Visto, te l'ho detto. Vabbè, ragazzi, Stepney vuole trollare, ma non ci riesce. Ciao, ragazzi. Ciao, tutti.